Allora, io volevo solo aprire una parentesi sulla sua partecipazione domani sera a Sanremo. E molto però. Sanremo? Remo? Sanremo? Festival. Ah, Sì, devo andarlo. Senta, molto probabilmente quella vecchia volpe, per non dire paravento, di Bonolis, il conduttore, Non lo conosco lui. ecco, L'ho visto, sì, un pezzettino su YouTube, però basta per le chiederà moltissimo sul suo rapporto con sua moglie. Lei Con chi? è. Sicuramente, lei è disposto davanti a tutta Italia a, insomma, a parlare del suo rapporto con sua moglie o non risponderà a domande personali domani sera? Vediamo che sarà, c'è delle cose che posso dire, c'è altre cose che non posso dire. Ma ce le racconta sua moglie quando viene, comunque. Lo sappiamo tutti. Non ci va col mitra o senza? Con che? Mitra, Ah, mitra, no, io sono così nella vita, sono molto calmo, molto simpatico. Ma in Francia lo conoscete il Festival di Sanremo? È famoso come è qui? È seguito o non? No, avevo il Festival di Cannes, conoscete? No, perché no, ho capito che il Festival di Sanremo è di musica più che tutto, no? È una musica italiana, no? È molto esportabile, come la musica francese, devo dire. Bravo. Torniamo al film, spero. Ok, sì. Grazie. Senta, mi sembra che rispetto alla tradizione del Polar, questo personaggio non abbia un codice criminale normale, insomma, che generalmente sembra più un cane sciolto. Come lo vede lei questa caratteristica del protagonista, cioè di essere un anarchico in qualche modo? Prima di fare il film con questa truppa lì, voglio dire Jean-François Richer, Abdel Raouf Dafri, che ha scritto la sceneggiatura, la prima versione di questa avventura era con Barbet Schroeder, ok? Il regista, con un altro sceneggiatore. E sono andato via dal progetto perché era la storia di un eroe. E lui non era un eroe, per niente. Ha provato di fare pensare al mondo intero che era Robin Hood, però non ha mai dato dineri per i poveri, mai. E per me era sempre sbagliato di fare un film per fare la glorificazione di Jacques Maritain. Ho sempre voluto, io e anche il regista e il sceneggiatore attuale, fare un film dove il pubblico, di una scena all'altra, non sa che pensare del personaggio, perché penso che alla fine questo personaggio qualche volte è molto simpatico. Tifiamo per lui, Sì, infatti. è simpatico, è carismatico, è coraggioso, però è anche un figlio da puttana che ammazza le persone, che roba tutto, che metti la pistola nella bocca della sua. E tutte queste scene per me erano veramente importantissime per far vedere le differenti facce del personaggio. È così che mi interessa. Per fare un film di gangster dove bad boy, no, no. Mi piace il film dove non si sa che è buono e non si sa che è male. Sempre. In questo caso ancora di più. Fabio, prego. Sì, naturalmente è difficile parlare di un film di cui abbiamo visto metà, ci saranno due film, ma insomma ci sono. Non è la metà, è un Vabbè, film. Ah, ok, per dire. allora parliamo di questo. In questo film il personaggio di Depardieu e quel breve prologo sul suo passato algerino aprono come dire, un capitolo gigantesco che però poi il film lascia in sospeso, forse è chiaro per i francesi che conoscono a memoria la storia di Jacques Maritain. Lo è meno per un pubblico straniero. Ci può dire qualcosa in più di che cosa? Non so appunto se poi questo venga chiarito nel secondo L'Algeria film, no, ma non molto. credo, immagino di no. La question sta proprio dell'Algérie, de qu'est-ce qu'il a Sì, fait, de ses rapports però avec non so se è molto l'Ouest, importante, perché penso che la cosa importante è di sapere che lui è andato alla guerra e che ha fatto un traumatismo. Il resto, non lo so. Dopo, penso Penso anche a che. tutto il milieu a cui lui appartiene, tutto quello che gira intorno a Depardieu, non è
l'OS e sì, tutto, questa cosa. I reduci dell'OS. Che... Penso che c'è non c'è solo uno livello di legge, lettura. No, di lettura, sì, grazie. C'è questa parte, vero, per lei, per esempio, che sa questa cosa dell'OAS, eccetera. Però penso che c'è anche un livello più semplice dove possiamo capire che lui è andato alla guerra, c'era un traumatismo e dopo è entrato nel gangsterismo e la malavita con una persona come Depardieu che sembra un po' Jean Gabin nel film, penso. Però è vero anche che nella vita c'era... Perché all'inizio, malheureusement, purtroppo, come tante persone in questi tempi nella Francia, non gli piace gli arabi a Messina. Però era quasi normale, dopo la guerra d'Algeria, che non era una guerra, ho sentito dire, era facilissimo di fare delle battute sugli arabi, di essere così arabofobe. E il contesto dell'epoca è questo. La cosa interessante che posso dire già adesso, anche se fa parte dell'altro film, è il cammino del personaggio. All'inizio è così razzista di destra estrema, e alla fine lui va a finire con l'extrême gauche. Un po' prima di essere ammazzato, lui era quasi 2 giorni dopo, prima di andare in Italia per incontrare le Brigate Rosse. Per dire che c'è un percorso politico interessante anche nel personaggio, solo che te di storia si parla. La principale c'è questo percorso interessante del personaggio. Francesco, salve, io ero interessato a sapere se quello che si vede nel film, nel primo film, è tutto reale, è tutto vero, o se ci sta una sorta di rimaneggiamento da parte della sceneggiatura, e se quello che lui ha scritto qua nel libro da cui è tratto è stato provato in qualche modo. No, ho dei dubbi sul finale. No, lui era un bugiardo, certo, questo. Abbiamo preso i suoi 2 libri, abbiamo comprato quasi tutti i libri che hanno scritto i poliziotti, le sue ragazze, tutti, abbiamo preso tutto. E dopo abbiamo fatto un lavoro di collegamento per capire che è la verità, dove c'è un pezzo di verità e dove sono le cose che veramente sono fuori dalla realtà. Alla fine non sappiamo, anche come ho detto prima, non si sa anche oggi se ha ammazzato una persona nella sua vita. Allora non lo so, alla fine non abbiamo provato di fare un documentario storico su Messina. Prima, perché non c'è nessuno che si frega veramente. Abbiamo provato di fare 2 film di genre che parlano di un personaggio, però anche della Francia di questi tempi, perché è anche un po' un istantanea, una istantanea della Francia degli anni 60 e dopo degli anni 70. Però, come dice la battuta all'inizio, e cinema più che altro. Per dire l'assalto al carcere, che mi sembra una cosa. L'assalto che lui fa al carcere in Canada. Ah, al Canada? Quello è vero? L'ha fatto quello, sì. No, però ha fatto delle cose incredibili, perché ha lasciato così un'immagine così forte. Questo l'ha fatto, sì. Ma ha fatto tante cose che sono nel film, però non tutte. Volevo chiederti una... alzata la mano, mi interrompo sempre, state tranquilli. Prima dicevi una cosa, no? L'idea di fare un documentario forse non aveva senso perché non gliene importa a nessuno, ho usato un altro verbo. Ma a 30 anni di distanza, che sono un'eternità veramente, questo personaggio, a parte le persone che magari hanno l'età giusta, è nella memoria popolare, è presente. Anche oggi, Merin, nella Francia almeno,